Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicallene e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi mi mettete il titolo qui sopra, sono qua per farvi un video unboxing di non uno ma due pacchi che ho ordinato da Amazon 2 settimane fa, però il pacco mi è arrivato con la bellezza di 4 giorni di anticipo, infatti non ero preparata, quindi la cosa mi piace molto. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vi mostro subito i pacchi. Intanto i pacchi sono allora questo qua gigantesco, grande, 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 e questo qua un po' più piccolino. È arrivato proprio tipo 2 minuti fa. Ora inizio prendo questo qua piccolo, comunque sono, come avete immaginato, dei manga che volevo recuperare da un po'. Allora, apro il primo, qua vabbè c'è la bolla, e poi il primo ordine è il volume unico di Hiroshima nel paese dei ciliegi di Fumiko Kono, edito dalla Ronin Manga, il mio primo manga della Ronin, al prezzo di 10 euro e io l'ho pagato 8,50 mi pare. Copertina molto bella, faccio dell'edizione che presenta le bandelle laterali, ha le pagine a colori patinate e 2 tavole per il tratto, che è molto molto carino. Non vedo l'ora di leggerlo, era un po' che lo volevo acquistare. Vi leggo comunque il trafiletto qua dietro. Allora, vabbè, durante il viaggio sono un tantino piegato, però vabbè. Allora, Hiroshima, 10 anni dopo l'esplosione della Hiroshima, 10 anni dopo l'esplosione della bomba atomica che ha spazzato via vite umane e distrutto il futuro dei sopravvissuti. È il 1955, molti abitanti vivono nella consapevolezza che nonostante tutti gli sforzi probabilmente non riusciranno mai più a essere felici, eppure il mondo continua a esistere nonostante le più grandi tragedie. Questa è la storia della città di Hiroshima e delle persone che ci vivono e di un paese che non vuole essere solo quello della bomba atomica, ma anche quello dei fiori di ciliegio. Dopo aver suscitato il plauso internazionale, aver dato origine a un film, a un romanzo e a un radiogramma, finalmente anche in Italia la graphic novel giapponese che apre il cuore e dona più di quanto qualsiasi altro libro su Hiroshima sia mai stato in grado di fare. Un libro per non dimenticare, vincitore del Great Prize al Japan Media Arts Festival e del Creativity Prize al Tezuka Osamu Cultural Prize. L'ora di leggerlo, il tema della bomba atomica è un tema che mi tocca molto, in maniera molto particolare, tutto quella di Hiroshima, forse prima ho detto Hiroshima, 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 non ho mai capito bene quale fosse la pronuncia corretta, però credo sia Hiroshima o Hiroshima. E appunto mi tocca molto da vicino, dicevo, in particolare quello di Hiroshima, perché io sono nata il 6 agosto e mi sento particolarmente legata a quella data, perché è stato appunto il 6 agosto del 1945. E magari sono pare mie, però non lo so. A me, da quando ho saputo la data e col fatto che amo il Giappone, mi sono sempre sentita particolarmente legata a quella data e mi ha sempre affascinato il problema, insomma, la tragedia della bomba atomica. E quindi ho voluto acquistare questo manga che era da un po' che avevo addocchiato, ma ancora non avevo avuto l'occasione di prenderlo. Quindi eccolo qua. Quindi Hiroshima nel paese dei fiori di ciliegi di Fumiko Kono, di Fumiyo Kono della Ronin Manga al prezzo di 10 euro. Poi ora apro l'altro pacco che, come avete visto, comunque è molto più grande, in quanto contiene non uno ma ben 3 manga, però non capisco perché me l'abbiano fatto in 2 pacchetti diversi. Vabbè, sprechiamo del cartone, e anche impacchettato molto bene, aia. Non vorrei fare danni, però l'hanno proprio chiuso. Uffa. Ok, ce l'ho fatta. Allora, anche qua abbiamo la bolla e qui dentro, anche qui abbiamo una serie che volevo recuperare da un po'. Per il momento sono riuscita a recuperare solo 3 numeri. Certo che, vabbè, sono arrivati un po' rovinati alcuni, però vabbè, fa niente, la sovracoperta più che altro. E sto parlando di Itazura na Kiss della Kaoru Tada, edito da Magic Press. Anche questi sono i primi manga che ho della Magic Press, appunto edito dalla Magic Press, ovviamente di Kaoru Tada, al prezzo di 7,90 euro, li ho pagati 5 euro e qualcosa. Copertina davanti, comunque ho preso il numero 1, il numero 2,
E il numero 4, perché non c'era il numero 3, però ho detto tanto vado avanti e pian piano li recupero. Vi faccio comunque vedere le copertine del numero 1 davanti e dietro, numero 2 davanti e dietro e numero 3, sì, numero 4, scusatemi, davanti e dietro. Faccio vedere dal numero 1, intanto l'edizione che presenta una sovracopertina con la copertina diversa sotto e dentro presenta anche le pagine a colori. Due pagine a colori e un po' il tratto, che comunque è il tratto tipico della Kawarutada, lo stesso tratto che si ritrova anche in Mia Paradise, molto abbozzato, molto leggero rispetto a quello che ho capito, a quello che è presente all'interno di Love Me Night, cioè Kiss Me Licia, di cui è uscito la ristampa il numero 1 della Goin proprio questo mese, infatti vedo l'ora di andare in fumetteria a prenderlo. E che dire, un manga che non vedevo l'ora di acquistare anche io, perché sto cercando appunto di recuperare tutte le manga della Kawarutada, la cosiddetta Bibbia dello Shoujo, quindi non poteva mancare nella mia collezione. E vi leggo, anche se ormai non è una novità per nessuno perché è già finita la serie, io adesso la recupererò con molta calma perché purtroppo i volumi costano veramente tanto, il prezzo di 7,90 € è veramente alto, quindi devo andarci un po' con calma, però se riesco penso che li acquisterò tutti su Amazon, in quanto almeno così ho un po' di sconto e da 19 euro in su ho anche le spese di spedizione gratis, quindi riesco a fare un ordine alto con tanti numeri e non pagare le spese ed averli anche scontati, quindi forse anche più di quello che me li scontano in fumetteria. Quindi penso che i Itazurana Kiss lo recupererò tutto su Amazon, a meno che non riesco a trovare dei numeri e quelli li recupererò in fumetteria. Ora vi leggo appunto il trafiletto qua dietro. Lei, Kotoko, è goffa un po' somara, ma dolce e sincera. Lui, Naoki, è un genio perfetto ma di ghiaccio. Vanno a scuola insieme, lei è pazza di lui, si dichiara e viene rifiutata. Fine della storia? Neanche per sogno. Datigli tempo pochi giorni e il destino costringe Kotoko e Naoki a vivere nella stessa casa. Quanto durerà e se fosse per sempre? Non vedo l'ora di leggerlo, non vedevo l'ora di recuperarlo, non vedevo l'ora di leggerlo, sono molto felice di ciò. Quindi, ricapitoliamo, i miei acquisti fatti da Amazon sono allora numero 4 e numero 2, vabbè in ordine sparso, di Itazurana Kiss di Kawarutada e il volume unico di Fumiyo Kono, Hiroshima nel paese dei ciliegi, edito da Lauren in Manga al prezzo di 10 euro e Itazurana Kiss al prezzo di 7,50 € l'uno. Ok ragazzi, il video è terminato, molto molto breve, però non avevo granché da farvi vedere, appunto solamente un piccolo unboxing. Chiedo scusa se questo mese farò pochi video, però sono un po' presa con gli esami dell'università e quindi tanto che devo riuscire voglio provare a darne due alla fine di questo mese, sono un po' presa. Spero di riuscire a fare anche il video della rubrica Sfogliando con voi, ma non ne sono sicura, quindi non prometto nulla questo mese, può essere che slitti al prossimo in cui ovviamente ne farò uno, non ne farò di certo due, quindi può essere che questo mese salti appunto per questo motivo. E vabbè, sicuramente farò il video acquisti quando andrò in fumetteria, che non so se sarà il 31 di maggio, ma penso che ci andrò il 1º giugno o il pomeriggio, perché un esame ce l'ho il 31 di maggio, però la mattina alle 9. No, non è vero, è alle 3 del pomeriggio, quindi penso proprio che ci andrò il 1º di giugno. Quindi il video acquisti sarà più avanti. Volevo fare qualche recensione, però mi sa che non ce la farò. E quindi mi ribadisco gommen nasai min nasan, per il fatto che questo mese farò pochi video, sarò poco presente su YouTube appunto a fare video perché appunto sono in periodo esami, quindi sono un po' presa perché vorrei almeno provarne a passare di due almeno. Uno dei due che vorrei, soprattutto quello di linguistica che mi sta facendo venire una testa grande così, che non ne posso più. E che dire ragazzi, allora il video è terminato, io vi ringrazio per averlo visto, come sempre ringrazio tutti gli iscritti e che dire, ci vediamo al prossimo video, anche se non so esattamente quando sarà. Ciao a tutti e vi auguro una buona giornata.